Dopo 5 anni dal Ministero dello Sviluppo Economico arriva l'ufficialità. A giorni riaprirà lo stabilimento ex Irisbus di Flumeri in Irpinia e entro luglio 2017 rientreranno in fabbrica tutti i 297 dipendenti in cassa integrazione. È la vittoria dell'Irpinia Migliore e dei sindacati che su questa vertenza hanno ritrovato unità. È il commento a caldo da Roma del segretario irpino della FISMIC Giuseppe Zaolino. Riapre ufficialmente Valle Ufita dopo 5 anni di battaglie e dopo 5 anni di situazioni complicatissime, e vince l'Irpinia Migliore, cioè quella che lotta e lotta per il lavoro. Diciamo che i dati ufficiali portano a dire che le prime lavorazioni arriveranno dalla Bosnia in Valle Ufita la prossima settimana. 40 persone saranno messe subito in un circuito di riqualificazione professionale e dentro il 1° di luglio uscirà il primo autobus, avendo già assorbito tutte 297 i dipendenti. Invitalia ha confermato che con data 19 settembre sono stati dati 25 milioni di euro a Industria Italiana Autobus, ma Leonfita può tirare un sospiro di sollievo, perché in quella realtà la riapertura di una fabbrica con 300 persone significa rinascita dell'economia locale.